Nicola Renzi. Grazie Eccellenza. Anche su questo tema devo ammettere che il dibattito è stato approfondito e apprezzabile. Ho apprezzato anche l'intervento, diciamo così, molto spontaneo ma anche molto sentito del consigliere Michelotti che mi ha preceduto, che ha detto molte cose precise, magari non lo condivido in toto, ma ha detto decisamente molte cose precise. Che cosa vorrei dire in più? Spero di rubare poco tempo. Vorrei innanzitutto porre all'attenzione e anch'io cercare di evitare tutte le volte di presentare una realtà sammarinese come non all'altezza e non adeguata su alcuni argomenti, proprio perché io credo invece, e ne ho, probabilmente sarò di parte, perché ho visto tantissime esperienze di insegnanti che con assoluta abnegazione hanno svolto un compito durissimo e l'hanno fatto veramente con abnegazione e con grande professionalità, spesso sobbarcandosi in percorsi formativi a latere, diciamo così, aggiuntivi rispetto a quelle che sarebbero magari le richieste di base, proprio perché sentivano la necessità di una formazione ulteriore rispetto a quello che facevano. Quindi credo giusto rubare almeno un solo minuto a quest'Aula per riconoscere questo grande merito a tutti gli insegnanti, insomma alla gran parte degli insegnanti di sostegno che veramente svolgono, di coloro che hanno fatto nella loro carriera scolastica, professionale, l'insegnante di sostegno svolgendo questo compito con assoluta abnegazione. Detto questo, non vorrei neanche che sembrasse che su questa tematica la maggioranza sia non interessata, anzi, io credo ad esempio che se solo pensiamo al percorso che abbiamo incardinato e che è già passato in prima lettura, peraltro con una discussione molto approfondita dall'Aula e con suggerimenti che sono venuti da tutte le parti sulla legge dei DSA, credo appunto che questo sia stato un passaggio molto importante che rimarca l'attenzione della maggioranza e dell'esecutivo su questa tematica. Questo non sarà assolutamente una cosa esaustiva, una cosa che riuscirà a concludere la tematica. E credo quindi che, forse ecco, il consigliere Michelotti faceva riferimento anche a questo, credo che una legge sull'handicap, invece, non sui DSA, ma una legge diversa sull'handicap e sull'inclusione nel senso più pieno possibile all'interno della scuola debba finalmente venire. Se ne è parlato tanto e anche nelle passate legislature se ne è discusso ed io credo che questa potrebbe essere proprio l'occasione per portarla a termine definitivamente. Alleanza Popolare ha svolto un grande lavoro di approfondimento su questa tematica e quindi io devo anche qui voglio spendere una parola per chi si è impegnato alacremente nello studio di questa tematica ed è vero, come diceva il consigliere Michelotti, che in alcuni ambiti, grazie alla nostra università, grazie a grandi professionisti, noi siamo al numero uno al mondo veramente per la tematica e la trattazione di certi disturbi. Quindi una legge sull'inclusione, un perfezionamento di una legge sull'inclusione è assolutamente necessario. Su questo poi ne parleremo e ne discuteremo ampiamente. Io ad esempio la penso in modo diverso da chi mi ha preceduto, proprio perché credo che una graduatoria unica per gli insegnanti di sostegno nella nostra calata, nella nostra realtà, non sia proponibile, non sia fattibile nel concreto, ma assolutamente ci sono tantissime possibilità intermedie per sfumare questa cosa e invece per tenere conto nelle singole graduatorie di chi abbia attestati, di chi abbia professionalizzazioni accertate nella tematica specifica dell'inclusione. E quindi questa potrebbe essere, lo do come spunto di riflessione sul quale ovviamente l'Aula poi si potrà confrontare quando tratteremo appunto questa legge. Quindi guai a pensare e guai da parte della maggioranza a far passare l'idea che su questo tema non ci sia attenzione. Dicevo, un progetto di legge appena incardinato che arriverà, credo, in febbraio in commissione e quindi sul quale tutti potranno portare
emendamenti ed un altro progetto di legge che stiamo elaborando in maggioranza e che io spero arrivi quanto prima alla discussione in prima lettura dell'Aula. Detto questo, è chiaro che quando si parla di materie come questa bisogna anche cercare di uscire un po' dallo stereotipo, perché ahimè io l'ho già visto in altre circostanze. Quando si parla di tematiche come queste, teoricamente siamo tutti, ci diciamo tutti disponibili a, diciamo così, a porre nelle poste di bilancio risorse quasi infinite, e poi però quando si parla di altri provvedimenti che sono magari più concreti e che parlano veramente di soldi, allora sono tutti invece dimenticano quello che hanno sostenuto fino a prima e sono invece addirittura più propensi ad andare a togliere risorse alla scuola, quindi, e a chi nella scuola opera. Quindi questo vorrei dire, credo che bisogna essere un pochino lineari nella propria condotta e quindi discernere le posizioni, o quantomeno essere coerenti con le posizioni che si assumono, perché è chiaro che in teoria siamo tutti disponibili e ben propensi alla scuola, alla sanità, al sociale, e poi però quando si va a vedere l'effettiva realizzazione di questo si prendono invece altre decisioni o addirittura si presentano proposte che vanno in senso diametralmente opposto a questa enunciazione di principio, che io ritengo ottima ovviamente. Quindi l'esigenza che gli istanti presentano va assolutamente tenuta in conto ed io credo che il modo migliore per tenerle conto sarà proprio le risposte che daremo con questi due provvedimenti di legge. Queste saranno le modalità migliori, quindi assolutamente non è vero che non ci sia attenzione, c'è un'attenzione pressante e concreta su questi temi che credo che potranno dare quanto prima risposte anche a quello che viene presentato dagli istanti, aggiungendo peraltro, e questo ci tengo, che non solo le risorse ma già le professionalità di chi sta svolgendo questi compiti e forse tra esse anche gli istanti sono assolutamente elevate. Grazie. Grazie consigliere Renzi.